Ancora vendite in calo, negozi che chiudono, crisi nera del commercio a Vallo della Lucania. Mentre c'è chi sostiene che i problemi siano iniziati con la chiusura al traffico di Via De Mattia e chi invece non è contrario all'isola pedonale, si va consumando una spaccatura con l'amministrazione comunale. All'ultimo incontro indetto qualche giorno fa per votare la consulta del commercio, infatti, erano presenti solo 15 negozianti e a noi che siamo andati in giro a chiedere risposte, la gran parte si è mostrata molto critica, preferendo non fare dichiarazioni ufficiali. Questo è il tenore delle risposte ricevute. Qua ci dobbiamo disinteressare, che è la cosa migliore. Chi invece ha voluto metterci la faccia, in pochi in verità, ha posto diversi problemi. Il problema che abbiamo qui a Vallo è che abbiamo un centro storico che non è rivalutato, sembra un campo da bocce, cioè voglio dire non è arredato, non c'è nulla, cioè voglio dire alla fine è un centro spoglio, cioè in realtà. Il momento è quello che è, purtroppo bisogna resistere e aspettare che le cose cambino. Si potrebbe fare qualcosa in più se diciamo, l'amministrazione si rendesse conto che questo è l'unico corso dove si potrebbe investire qualcosa per renderlo carino, per renderlo niente di più, ci vuole poco per rendere carine le cose. Però l'amministrazione si sta un attimino allontanando dal problema principale. Ecco. C'è scarsa credibilità nelle istituzioni, o non lo so se è per mancanza di un capacità di dialogo reciproco. Certo, le amministrazioni comunali possono pure loro azzardare qualche ipotesi di soluzione, ma nemmeno possono accollarsi del tutto i problemi del commercio. Gli incontri con l'amministrazione comunale ultimamente ci vanno pochi commercianti perché c'è poca speranza. Guardi, sicuramente saranno tanti anni che fanno questo genere, secondo me non ha portato mai a un risultato, anche negli incontri che sono stati fatti nei vari anni passati, negli anni passati, non ha portato niente di concreto secondo me. E quindi probabilmente la gente, i commercianti sono scettici, non ci credono tanto. Vallo era il centro commerciale del Cilento e adesso lo è molto molto meno. Il punto è, ci hanno detto fuori onda molti commercianti, che le proposte avanzate al comune fino ad ora non sono state ascoltate. L'amministrazione si dice però attenta a queste problematiche e l'assessore a ramo, Pietro Miraldi, è ben disponibile. Sulla proposta, ad esempio, di istituire un parcheggio a Piazza Santa Caterina per far arrivare i clienti fin sotto i negozi, proposta fino ad ora disattesa, l'amministrazione invece si dice al lavoro. Il parcheggio non è nostro, ma è della Fondazione Lindo. Noi abbiamo chiesto se era possibile avere il parcheggio anche incomodato, quindi loro vogliono dare in fitto immobile con parcheggio, quindi ecco, siamo fermi più su questa cosa che altro, quindi non è che noi non stiamo facendo niente. Così come sulla proposta di portare nuovi uffici e quindi più movimento negli edifici presso Piazza Santa Caterina, ora vuoti. Noi insieme al presidente, il presidente appunto della Fondazione Pino, stiamo vedendo se c'è questa possibilità con l'Agenzia delle Entrate, perché so che anche loro vogliono lasciare il fabbricato che hanno attualmente, per vedere se c'è questa possibilità appunto a farle venire al centro di Vallo, quindi noi ci stiamo attivando per questo, sì, questo. L'invito dell'assessore Miraldi è dunque ad una maggiore partecipazione dei commercianti al prossimo incontro con l'amministrazione. Abbiamo rinviato a martedì prossimo, e faccio un appello appunto che se saranno in tanti, quindi martedì prossimo alle ore 20 presso l'aula consiliare.